giornata. Che è il volume? Sì. Allora, buonasera. Ma dipende un pochino anche che significato si dà alle parole. Io non credo che il genere sia una costruzione, il genere è la nostra verità interiore. Semmai sono gli stereotipi sessuali che sono la nostra maschera. Noi nasciamo maschi o femmine con una piccola percentuale di intersessuati che viene immediatamente alla nascita regolarizzato, questo è tutto un bel termine, quindi esiste in natura anche un sesso intermedio, più sesso intermedio. E a quel punto, già dal vestitino azzurro al vestitino rosa, o comunque adesso un po' meno, comunque già una donna incinta sa che adesso che c'è l'ecografia, la prima domanda quando la pancia si inizia a vedere che riceverà da qualsiasi passante è maschio o femmina, come fosse l'elemento discriminante per eccellenza. Non è che sano, hanno trovato qualche problema di salute, eccetera, ma è maschio o femmina. Quindi maschio e femmina, il sesso, il cariotipo XX, XY, sono collegati a tutta una serie di valori, di principi, di atteggiamenti, alcuni dei quali sono effettivamente predisponenti a seconda se nel corpo circola il testosterone o gli estrogeni e il progesterone. Ma intorno a queste direi prevalenze o comunque tendenze, poi si è costruito mano a mano, specialmente nelle culture, diciamo, da Abramo, che derivano da Abramo, quindi nel cristianesimo, nel giudaismo e nell'Islam, una identità sessuale separata, completamente separata. E guai a, in qualche maniera, a chi si sentiva non corrispondente a quello che era stato deciso a priori essere le caratteristiche sessuali del sesso che era nata la persona, passava per dei guai. Salvo altre culture dove invece questo, il terzo sesso, tra virgolette, era previsto, e allora non erano uguali, ma adesso ci porterebbe lontano questo discorso. Quindi il genere nasce come alternativa al mero, alla mera differenziazione sessuale, cariotipica, cromosomica. Perché? E oggi la scienza, tra l'altro, l'ha dimostrato, facendo delle ricerche sulle malattie e sul dimorfismo cerebrale, che è l'organo sessuato per eccellenza, quindi dimentichiamoci che siano pene e vagina le differenze più importanti. Le differenze più importanti sia nella morfologia sia nelle attivazioni sembra, secondo le neuroscienze, quindi sono gli studi più recenti, essere nel cervello. Ora, cosa hanno scoperto? Che mentre XX e XY danno i loro messaggini nel feto a fare di questo organo genitale indifferenziato fare venire un pene oppure fare restare, tra virgolette, una clitoride, contemporaneamente, per motivi ancora non noti, probabilmente ormonali, probabilmente psicologici della madre, il cervello si sviluppa 9.999 volte su 100.000, su 10.000, e questi due sviluppi sono coerenti. Si crea una persona che è maschio e si sente cerebralmente maschio. Capita che si sviluppino dei cervelli femminili in corpi maschili e viceversa. Questo di per sé non fa una transgender, però di per sé fa sicuramente una diversa predisposizione. Allora, che cos'è l'identità di genere? Oggi come oggi si parla di identità di genere come equivalenza di transessualismo, cioè il sesso è dato dai, è il sesso fisico, il genere è il sesso psicologico, l'identità di genere è considerata quando è equivalente di quando il genere e il sesso non si parlano bene, non sono coerenti tra loro e c'è una discrasia tra le cose. Quindi si riferisce alle transessuali o transgender, meglio transgender, perché è genere, per me, che
che cambiamo, non cambiamo sesso, io sono nata XY, muoio XY, quindi non è il sesso caratteristico che cambiamo, il genere. Allora, succede questo appunto in alcune persone, che sesso e genere non siano, però l'identità di genere in realtà è una cosa che abbiamo tutti. E che cos'è? È quel discostamento tra quello che è attribuito alle prevalenze maschili o femminili, alle qualità maschili o femminili che ognuno di noi è. Già 40 anni fa, avevo 10 anni, ero 50. Io mi ricordo che nel parlare popolare, così anche da mio padre, si diceva già, ma ogni uomo è in parte donna, ogni donna è in parte uomo, quasi una verità popolare, no? E che l'identità di genere è proprio questo. Quanto un uomo è donna dentro, quanto una donna è anche uomo dentro. La persona transgender ha un'inversione molto evidente tra il corpo maschile, a cui noi diamo la preminenza, invece sbagliamo, ritengo, e l'identità cerebrale, psichica, sesso psichico, il genere psichico. Ma tutti, in qualche maniera, in misura minore, possono, o molti, possono avere questi discostamenti. Quindi l'identità di genere, la differenza tra me e un uomo eterosessuale che però ha la passione dell'uncinetto, che poi non si permetterà perché avrebbe preso in giro, e questo tra l'altro la dice lunga, non è qualitativa, ma è quantitativa. Cioè, io sono più, tra virgolette, distonica rispetto al mio cariotipo, al mio sesso. Questa persona lo è meno, ma non c'è una differenza di qualità, di quantità. Quindi siamo tutti, quando si dice a volte siamo tutti transessuali, siamo tutti transgender, in realtà siamo tutti, o possiamo essere tutti, leggermente differenti dai canoni. Questa libertà oggi esiste entro certi limiti. Oggi, specialmente le donne, hanno più possibilità di spaziare in ambiti maschili, gli uomini molto meno, perché hanno a che fare con la virilità, che è considerato un grande valore, e quindi chi tradisce il maschile, che è il privilegio in una società maschilista, è visto meno bene di chi donna tende a essere mascolina, quindi tende a salire. Si vede anche il Grande Fratello, chi lo sta guardando, chi ha letto qualche cronaca, che il ragazzo, tra l'altro conosco una bella persona, che è il Grande Fratello, è stato immediatamente accolto dagli uomini, no? E l'hanno buttata in vasca, subito l'hanno fatto, come dire, questa povera sfigata, una donna, però si sente uomo bene. Se fosse stato un percorso inverso, forse ci sarebbe stata un po' più di solidarietà femminile, ma sicuramente gli uomini avrebbero messo delle distanze, perché c'è il terrore di essere confusi con cose omosessuali o comunque con una eterosessualità non perfetta. Allora, quindi stabiliamo che il genere, l'identità di genere, sono un qualche cosa che vale molto di più di quanto sia il sesso. Il sesso ha valore per alcune specifiche circostanze, la possibilità di generare figli, di non generarne, la possibilità